questa manifestazione di apertura della piazza è strumentale rispetto a tutti i programmi che l'assessorato ai beni culturali e all'identità siciliana ha fatto per Lampedusa. E quindi, come ha detto l'assessore, come ha promesso l'assessore, entro dicembre dovremmo aprire questo museo archeologico che andrà ad essere una struttura che sarà parte del Museo Archeologico di Agrigento. Quindi ci sarà un direttore proprio del nostro museo che metterà in funzione e esporrà il nostro museo tutti i reperti di Lampedusa che per adesso sono custoditi nei magazzini della sovrintendenza sia qui che ad Agrigento. I programmi per Lampedusa per i beni culturali sono i programmi molto ampi dell'utilizzazione della necropoli paleocristiana che c'è nella ex fabbrica del gatto da dove si entra, oltre che i lavatoi che ci sono proprio qui sotto alla salina, e poi le due zone archeologiche che sono nel paese, che fino adesso sono state poco visitabili, poco utilizzabili, ma che devono essere rimesse in funzione. E questo è un programma ampio che entra nel programma ancora più ampio del piano paesistico dell'isola di Lampedusa e Linosa. Io credo che l'impegno dell'assessore, che in un mese è venuto già due volte, sia tangibile, e speriamo che dalle parole, dai progetti, dai programmi si passi poi ai fatti e che quindi Lampedusa abbia quel ruolo che merita all'interno della comunità siciliana. Noi siamo particolarmente felici che ci sia questo impegno da parte dell'assessorato e credo che anche la soprintendenza di Agrigento stia facendo la sua parte perché in realtà questa isola sia valorizzata come merita. Grazie professore Busetta. Abbiamo qui con noi anche l'assessore Lazzara che vorrebbe dire qualcosa. Sì, sicuramente qualcosa bisogna dirla perché con l'assessore Busetta l'impegno vedo che è stato mantenuto. L'assessore Armao è venuto 20 giorni fa o 25 giorni fa ed è ritornato a inaugurare come aveva detto, quindi bisogna elogiare questo intervento e bisogna elogiare questa dimostrazione di impegno senza quelle promesse diciamo elettorali che si vedono e si notano in altri periodi, quindi è un impegno mantenuto. Oggi abbiamo con l'amministrazione, il sindaco, il professore Busetta definito la tempistica per aprire entro la fine dell'anno il museo archeologico di Lampedusa, che è già stato da me istituito con atto amministrativo, quindi esiste già ancorché per ora sulla carta, ci sono i reperti, dobbiamo definire l'acquisizione degli allestimenti e entro la fine dell'anno aprirlo. Una notizia per la cittadinanza, già quest'estate il primo piano sarà disponibile per esposizioni e attività culturali varie, per cominciare a prendere confidenza con questo castello per tanti anni rimasto chiuso e aperto per i cittadini di Lampedusa. Altra iniziativa che è partita è quella del piano paesaggistico, che è stato già depositato in assessorato, nei prossimi giorni partirà la concertazione, il confronto con l'amministrazione locale e i cittadini su questo piano paesaggistico che è molto importante. E poi, come accadde negli Stati Uniti con Ellis Island, l'isola di fronte a New York dove si fermavano tutti i migranti, anche qui, e dove oggi c'è uno dei più grandi, il più grande museo dell'emigrazione del mondo, anche qui in collaborazione con gli Stati Uniti, ho già sentito oggi il Ministero dei Beni Culturali in tal senso, vogliamo progettare il Museo dei Migranti.